Danilo Brugia all'Ariano International Film Festival 2019. Danilo, ti abbiamo visto in TV sia in soap opera, ricordiamo 100 vetrine, ricordiamo una serie di tuoi lavori, ma ti ricordiamo anche a Tale e Quale Show. Quindi ti abbiamo visto anche nelle vesti di cantante. Qual è il ruolo che più ti ha dato soddisfazione? Il ruolo che più mi ha dato soddisfazione, sicuramente, vabbè, 100 vetrine, come hai detto tu, perché comunque devo rendere omaggio al fatto che è stato il primo lavoro importante che mi ha permesso di essere conosciuto al grande pubblico, quindi non potrei non esserci legato affettivamente. Poi sicuramente Rossella è stata una fiction, molto, una serie bella, girata con Gabriella Pessione, con altri grandi attori, prodotta dalla Cattleya, con la regia di Gianni Lepre, quindi insomma è stato un progetto, anche quello il primo in prima serata da protagonista, per cui sicuramente è stato un lavoro intenso che mi ha insegnato tanto e ancora oggi tanta esperienza che ho guadagnato lì sul set me la porto oggi nei vari lavori che continuo a fare. I tuoi progetti attuali quali sono? I progetti attuali sono che il prossimo anno sarò di nuovo in tournée con Casalinghi Disperati, che è una commedia molto esilarante con Max Pisu, con Gianni Ferreri e Nicola Pistoia. Poi un musical, visto che parlavi di cantare, questo musical si intitola L'Ascensore, che è un musical off che è nato in Spagna, che ha avuto grande successo, ha portato grandi risultati e un giovane produttore, Giuseppe Di Falco, ha investito e quest'altro anno girerà in tournée nei teatri italiani. Ariano International Film Festival, invece, parliamo un po' dell'accoglienza. Ti aspettavi questo calore da parte di Ariano? Ma me lo aspettavo intanto perché al sud è così, ormai diciamo che nelle zone del sud Italia sono di casa e quindi so che quando si viene in questi posti c'è particolare accoglienza. Poi qui c'è l'aria buona, a Roma fa un caldo che se è, qui invece c'è l'aria fresca, quindi meglio di così. Ti ringraziamo e se vuoi fare solo un saluto ad AIF TV. Lo facciamo, ad AIF TV un saluto a tutti quelli che ti seguono, che la seguono, un abbraccio grande e speriamo di rivederci presto. Speriamo. Ciao a tutti. Ciao.